Abbiamo quattro piccoli script Python che interagiscono con MQTT. L'idea è questa. Il primo script, il MacProducer, prende l'immagine della telecamera e la spara frame per frame in un server pubblico MQTT. L'altro script, ImageConsumer, prende i pacchetti dall'MQTT e li mostra a video. Poi c'è un altro script che è ImageTransformer che prende i pacchetti, li trasforma catturando soltanto la faccia e li spara di nuovo in un altro server, in un altro, diciamo, topic dello stesso server pubblico MQTT. E poi c'è un altro script Python che prende l'immagine della faccia e la mostra a video. Allora, guardiamo il funzionamento. Allora, questo invia l'immagine presa alla telecamera. Questo riceve l'immagine alla telecamera dal server MQTT pubblico con un tempo di latenza di un certo tipo. Questo prende l'immagine sempre allo stesso topic e la trasforma catturando la faccia e la spara, diciamo, sempre nel server MQTT. Ok. Questo riceve l'immagine solo della faccia perché si aggancia ad un altro topic. Vedete che c'è un tempo di latenza interessante, ma per la videosorveglianza potrebbe essere assolutamente accettabile.